Allora ragazzi, dai, introduciamo la serata con più ordine. Io sono Febbricitante, quindi mi vedrete praticamente in testamento. Adoro discutere quando vengo innescato da un argomento perché non esiste conversazione e confronto migliore di quello acceso, però in effetti dovrò tenermi abbastanza basso, perché altrimenti mi rompo. Abbiamo background music, ovviamente Jeremy Soule. E inizio io a introdurre una sorta di discussione annuncio in base al sondaggio che abbiamo avuto oggi. Questa è la cosa più importante di cui discutere in maniera autonoma. Poi lascio la palla a voi perché sono qua per voi. Praticamente c'è in giro questa grande voglia, questa foga, questo desiderio di vivere insieme la Daughters of Ashe, no? Questa mod che è praticamente una gigantesca fanfiction interattiva di quello che è Dark Souls e che pare essere veramente tra le più complesse mai concepite in un videogioco in generale. Questa cosa mi intriga. Mi intriga perché la Prepare to Die Again non mi è piaciuta granché. Quindi ho intenzione di tornare nell'anima della sfida 2 Live, però ovviamente ho visto che nei sondaggi moltissime persone apprezzano anche e soprattutto il mio allontanarmi e spaziare un po', cosa che io desidero fare da tempo, ovviamente ci tengo moltissimo a costruire una sorta di background, di fondamenta, di struttura di Sutorima, no? Di altri franchise, di quello che è il mio passato e quello che vorrei fosse il mio futuro, ossia di magari backlog che ho lasciato alle spalle, eccetera. Allora, quindi ho fatto questo secondo sondaggio nei confronti di possibili franchise da affrontare prima di fare un intermezzo con questa mod, perché ci sarà questo intermezzo molto presto, molto molto presto. Tuttavia, ho proposto tantissimi franchise che ci tengo da morire a portare, che non sono full blind per me, sono semi blind, perché alcuni capitoli magari non li ho giocati, altri li ricordo veramente poco, ossia, mi pare di aver messo Command & Conquer, la Westwood, e li giocheremo, RTS, vedrete a cosa giocavo da più giovane. Una serie, un franchise unici, veramente meravigliosi, che come tutti i buoni franchise che ha avuto in mano Electronic Arts ha distrutto. Poi avevamo Tenchu, ovviamente. Il continuo di Resident Evil, perché abbiamo giocato l'1, devo giocare il 2 con voi, l'originale, per poi proseguire sul 3, Gun Survivor, Outbreak, Voyage. Quando dico franchise, scusate, intendo l'intera serie prodotta da una casa di sviluppo e non solo. Si va a giocare tutto, non ci sono lacune, non ci sono preferenze. Sono progetti completi, mi conoscete. Completismo e lavoro fatto bene. E quindi, insomma, c'era questo sondaggio che è pubblico ovunque: Telegram, Twitter, Facebook, YouTube. Lo trovate ovunque. Adesso vado a vedermi in diretta il risultato, che credo, però, l'ho visto più o meno mezz'ora fa, se non è stato stravolto. Ho delle cose da dire al riguardo che penso saranno interessanti per tutti e vanno discusse specialmente in diretta, perché è un annuncio che riguarda principalmente proprio voi che mi seguite in live in particolar modo. Allora, il risultato è al primo posto Kingdom Hearts Saga, infatti di questo bisognerà parlare. Infatti, come ho scritto, nel sondaggio c'è scritto, ma di questa dobbiamo parlare vista la quantità. Il secondo invece è il proseguire Resident Evil, che è una cosa meravigliosamente importante, ossia la voglia di continuità quando si comincia un franchise, che però ovviamente non può andare a sopportare, a soffocare la varietà che è importante nell'ecletticismo, no? Nell'ecletismo di Sutorima, che però già esiste grazie alle tre serate. Ovviamente Halo è in alto mare, stiamo giocando al secondo capitolo, Metal Gear Saga sta finendo. Bisognerà decidere, questa è una cosa che faremo insieme. Se il mercoledì mantenerlo su franchise, quindi serie, oppure se mantenerlo su sostituirlo a Jolly. Secondo me è la cosa migliore. Forse condividerete con me. Praticamente mercoledì sarebbe la serata in cui fare cose diverse, cose che altrimenti non potrei mai fare se non negli extra che vi ho annunciato sarebbero esistiti in SNM 3.0 e ci saranno, ossia le live pomeridiane a caso quando sto in render, eccetera. Ora vi spiego. Il Jolly, cos'è il Jolly? Il Jolly è questo: giocare a qualcosa di recente, giocare e basta. Andare a cacciare i Monster Hunter, fare multiplayer con voi, giocare a Ace Combat 7, insomma, giocare a qualcosa che è appena uscito, provare Anthem, insomma, stare un pochino sul pezzo. Secondo me è decisamente la risposta ovvia, perché avremo già lunedì, avremo già domenica e venerdì per le serie. Ora,
Esatto, il mercoledì del tutto può cadere. Esatto. E sono abbastanza sicuro di voler anche provare Fortnite e PUBG, insomma, il Battle Royale, tra cui anche COD, Black Ops 4. Insomma, arriverà il giorno in cui riuscirò a fare questi esperimenti, questi studi, per quanto ovviamente sarà per me divertente, proprio desidero farlo, lo studio con voi, ossia buttarmi in una partita conoscendo questo fenomeno senza esperienziarmi prima. Però, ascoltatemi. Per ora non metto slow, non metto nulla. È una live talk show senza moderazione questa, quindi state quanto più possibile attenti anche voi a gestirvi. È molto importante, adesso che io vi dica, e è molto, molto, molto importante che voi mi stiate dietro in questa discussione. Ok? Perché se c'è una cosa che io ho sempre rifiutato di fare, per ovvie ragioni, che qualunque persona senziente avrà già intuito immediatamente appena sentito parlare di Kingdom Hearts come saga, è di giocare JRPG di questo tipo in live. È una cosa che è tecnicamente folle, tecnicamente specialmente, visto che non sono uno streamer, ma il mio lavoro principale è ovviamente YouTube, e specialmente il canale principale, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, sapete qual è la mia gerarchia, per quanto poi ovviamente è normale che una serie di 20 episodi su Resident Evil sembri più presente di un video effige, però ne abbiamo già discusso più volte di quello che significa il peso di un contenuto. Ora, c'è solo una soluzione per poter portare Kingdom Hearts in live, ed è una cosa che io effettivamente vorrei. Posso essere felice di farlo, perché è l'unico modo, salvo prendermi una super vacanza per potermi giocare la serie e approfondire quello che poi potrei discuterne sopra, per portarlo in diretta con voi. Mi sto immergendo nella musica, ma ascoltatemi. Ora, statemi a sentire un secondo e poi buttatemi i vostri commenti. Questa è l'idea. Venerdì non cominceremo Kingdom Hearts. Venerdì vince il secondo classificato, nonostante il vincitore reale, ossia si farà Kingdom Hearts. Il sondaggio è stato vinto. Ci tengo a dare credito a chi ha votato. Però, questo significa semplicemente che accetterò di fare il mio progetto. Volete abbassarla ancora un po'? Abbasso un po' di più la musica. Fatemi sapere sempre se i volumi sono giusti. Allora, sono cotto come una pera. Ascoltatemi, aspettate, prima di commentare, è molto importante che voi mi lasciate dire. Ossia, primo classificato Kingdom Hearts Saga, cosa che io ho già discusso e ho messo nel sondaggio non a caso. Resident Evil 2, la sua continuity, ci tengo moltissimo, visto che sono tanti capitoli, sono felicissimo. Venerdì cominceremo Resident Evil 2 originale su PSX. Cosa significa che faremo Kingdom Hearts? Che l'unico modo per poterlo portare è avere un periodo, quindi praticamente mi prendo dopo tutti questi anni un momento in cui decido di giocare qualcosa, come è successo con The Phantom Pain, no? Due anni fa. Mamma mia. E cosa succede però? Che lo faccio in diretta tutto il tempo. Che significa che quando avrò finito tutti, e non prima, non prima, no, non è 4 anni fa The Phantom Pain, non scherziamo. Non è uscito 4 anni fa The Phantom Pain, che dite? Oh boy, 1º settembre 2015. 2016, 2017, 2018. 3 anni. 3 anni e mezzo. E allora perché sento ancora il dolore così forte? Vabbè. Allora, why we're still here. Cazzo. Vabbè.
Fatemi bere un po' d'acqua. Allora, ascoltatemi un secondo, fermi, buoni un secondo. Grazie di essere così. Quando, solo quando, che comunque è febbraio, ovviamente, perché sto lavorando anche con la febbre, non esiste che il corpo mi faccia fare in ritardo, non in questo periodo della mia vita. Si fotte. Ora, appena avrò finito tutti gli impegni di SNM 2.0, ossia. Cosa manca all'appello? Il roleplay è finito. Animal Square 2 è finita. Manca finale della riscoperta 2, finale della scoperta 3. Che sono cose impegnative. Oltre a tutorial di Monster Hunter, e i due video, o meglio, vi ho fatto lo spoiler di quanti sono, ma i video che volevo fare sono video fichissimi, lunghi, lunghi, belli su Ace Combat. Il GMV sull'anima oscura ha voluto essere diegetico. Sono i crediti, fondamentalmente. È una chicca che ho voluto mettere nascosta. Essendo la musica originale di Camilla D'Onofrio, eccetera, ho deciso di darvi dei credits ufficiali all'anima oscura 2. Quello è il GMV, perché l'anima oscura 2 è speciale, è diversa. Comunque, appena finiti questi 5 video, mettiamola così, quindi, bene o male. Appunto febbraio, fine febbraio al massimo. Metà, secondo me metà. No, il GMV dell'anima oscura, dell'anima della scoperta 3 è un casino. Però insomma, il tempo è quello. Non fatemi dare stime adesso perché non ce l'ho la testa. Prima di fare il salto a SNM 3.0, che lo so, che ormai ve l'ho presentato così tanto, che sarò felicissimo di mostrarvi come effettivamente alcune cose cambieranno. E sarà figo. Però, prima di fare questo salto, ci sarà il canto del cigno, una sorta di bolla di tempo, quindi un paio di settimane, penso almeno. Devo farmi dei conti. In cui stacco tutto. Magari prima di staccare tutto farò lo spirito dei Souls 5 su Hollow Knight. Insomma, darò qualcosa a tutti da poter fruire, perché non ce la faccio ovviamente a staccare un momento, non posso. E lì si inizia Kingdom Hearts, ma si inizia come lo farebbe un ragazzino alle medie, un po' meno, la metà. Ossia, cosa intendo? Che ce lo giochiamo in live, ma non il mercoledì e il venerdì, tutti i giorni che posso. Senza cadenza fissa, perché altrimenti alla fine. Quindi possono essere anche 3-4 ore al giorno. La sera, il pomeriggio, quando si può. E si gioca, si gioca, si gioca, si gioca, si gioca, si gioca perché è una serie JRPG. Quindi io lo voglio giocare tutto? Sì, non voglio vedermi un video su YouTube perché mi spiega la storia. Non esiste. Compresi quelli che ho già giocato, ovviamente. Quindi si fa tutto questo. E vi do un altro indizio a riguardo. Poi si parte con SNM 3.0 e lì si torna a regime, perché non sono uno streamer. Però in questo periodo, in questa bolla, sarei uno streamer, perché farei quello, solo quello. Ora, una cosa molto importante che sarebbe assolutamente importante da evidenziare è che ci sarebbe ovviamente il panico in chat, perché gestire una chat sulla Kingdom Hearts saga. Poi, allora, penso che molti di coloro i quali mi seguono in live mi conoscono da anni. Quindi siamo abbastanza onesti. Lasciate che io sia onesto con me stesso, è ovvio che non riuscirò a fare solo quello. È ovvio che continuerò a lavorare, tra una partita e l'altra lavorerò a SNM 3.0, è ovvio che comincerò a fare altre cose, è normale. L'anima di Lilin 4 è ovvio che comincerà mentre faccio. È normale, è normale. È palese che non riuscirò. Lo sapete. Non. Dai, su. Ecco, non diciamo cazzate. Non ci crede nessuno, non ci credo nemmeno io. Non posso farcela, lo so benissimo. Però,
Però vorrei dare priorità a questo. Una cosa molto importante, questo vorrei che tutti, per farvi capire che io sono un giocatore molto eterogeneo, sono una persona eclettica nel gaming. Cosa voglio dire? Che non ho dei dogmi sul come si gioca, non ho dei limiti, delle pareti che mi costruisco per usufruire di un certo tipo di contenuto. Cosa voglio dire? Che ragazzi, ora, prendete con le pinze quello che vi sto per dire. Ok? Proprio prima bevo, perché ho finito il discorso, mi sto esaurendo, ma ho finito il discorso. Ora siamo alla parte più importante. No, 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 le live classiche non si sospendono, no. Assolutamente no. Allora, io sono fortemente interessato a Kingdom Hearts, per quanto ovviamente, come qualunque penso giocatore adulto, il discorso mediatico che c'è stato costruito intorno negli anni mi ha creato un burnout pazzesco. Penso che non esista adulto che non ha seguito per tutta la vita Kingdom Hearts che non è in burnout per Kingdom Hearts. Cioè. Però, viceversa, sono innamorato di quello che può essere l'estro artistico-narrativo all'interno di questo lavoro. E per quanto sia in certe cose terribilmente esagerato, contorto e sceneggiativamente cane, Nomura, è un grande artista. È inevitabile. Nessuno può negare che sia un grande artista. Io, prima di tutti, adoro alcuni suoi, diciamo, kink, mettiamola così. Ora. Al di là di tutto, no? Di quello che. Sì, appunto, parecchio cane, assolutamente. Qual è il punto? Che mi interessa moltissimo Kingdom Hearts. Ho giocato. Io ero al day one a comprare l'uno. Quello con il foil. Cioè, io non ho. Io c'ero. Molti dei giocatori che impazziscono oggi per Kingdom Hearts neanche sanno cosa vuol dire aver giocato al day one all'uno. Ed anche per questo mi ha fatto incazzare come serie profondamente. E quindi, attenzione. Io non ho bisogno di vivere Kingdom Hearts. Non ho nessuna intenzione di vivere Kingdom Hearts con il paraocchi sugli spoiler. Capite cosa voglio dire? Che è ovvio che in chat non ci deve essere il tizio che dice Kingdom Hearts 3 finisce così. Ma viceversa, chiunque lo conosce, chiunque li ha giocati, chiunque vuole partecipare, blind o meno, ragazzi, liberi. Cioè, io voglio che si parli della storyline, io voglio che si parli dell'ambientazione, voglio che qualcuno sia libero di dirmi comunque questa frase sul Keyblade tra quattro capitoli verrà retconnata, riscritta, sostituita, corretta perché è una cazzata, che hanno cambiato idea 20 volte e poi l'hanno inserita all'interno di questo contesto. Liberi di parlare, di spoilerare tutto ciò che è Kingdom Hearts. Semplicemente non gli eventi. Spoilerare un evento. A me, che vivo Kingdom Hearts, per come lo vivo, per come anche sono immerso, perché io mi immergo nella storia, ma in questo caso non ci rimarrei male. Cioè, vedete, quel personaggio muore, faccio, vabbè, vediamo come. Però invece per la chat alcuni potrebbero in qualche modo rovinare l'esperienza, quindi non fatelo per gli altri. Però se appunto, come è ovvio che sia che la Kingdom Hearts fanbase sia piena di saccentoni, perché è normale, se riesci a capire questa cosa è perché non hai fatto altro nella tua carriera videoludica e sei stato in grado di seguire un progetto inutilmente contorto e mal prodotto, che facciano i saccenti con qualcuno che gli dà il permesso. Io. Cioè io vi do il permesso di essere saccenti, non stronzi, non stronze, ma giocate con la vostra saccenza, fate finta che siate me con la Metal Gear Saga e
che vogliate dire qualcosa, quindi ditelo sempre. In questo modo, secondo me, riusciremo a viverla molto meglio. Perché? Perché io sarò comunque in molte cose blind, quindi andrò a viverla intuendo tutto quello che posso, starò sempre molto attento ai codex, sarei però liberi. Questo è il progetto. Questo è il progetto, però sono tanti giochi, di cui alcuni giocheremo le recollection, le remaster delle collection. Quindi alcuni titoli saranno visibili solo come cutscene, e va benissimo. C'è un motivo per cui sono così. Però sono JRPG, quindi già io dovrò sacrificarmi. Io già dovrò sacrificarmi da morire, perché è ovvio che sono un giocatore abbastanza hardcore, platinerei tutto, e non possiamo. Però ce lo giochiamo al meglio possibile. Fast. E per chi è preoccupato nel confronto di Sutorima, Sutorima rimane ciò che è. Sarà sempre l'appuntamento trisettimanale. Semplicemente una cosa extra che faccio per poter giocare a Kingdom Hearts. Altrimenti potrei fare lo stesso semplicemente in privato. E basta. Voglio fare questo esperimento. È un'esperienza di vita. Per fast intendo che non posso essere troppo me stesso, nel senso che non potrò mettere tutti i personaggi al massimo livello con caratteristiche alimentate da oggetti up fino al massimo. Non farò run per vedere i finali segreti, perché per esempio in Kingdom Hearts 1 bisognerebbe recuperare tutti i Dalmata, per esempio. Cosa che ho fatto tante volte in passato, ma non c'erano i trofei all'epoca. E sarebbe folle, perché non voglio giocare con una guida accanto. Non mi va, è stupido. Quindi le cose segrete le andremo a recuperare in altro modo. Sì, intendo non spirito dell'esperto, esatto. Per vedere i finali segreti basta finire il gioco alla difficoltà massima. Io avrei... è Kingdom Hearts, è ovvio che lo gioco alla difficoltà massima. Ci mancherebbe, cioè era scontato, non faceva neanche parte del discorso, ma... è una difficoltà massima che va sbloccata? O è fin dall'inizio presente? Ah, se da subito, allora... ok, a posto. Va benissimo. Ok. Detto ciò, ora sono vostro. Potete domandarmi quello che volete. No, io non credo che riuscirò. Ho detto 2 settimane, ma è molto probabile che in realtà questo extra durerà mesi. Semplicemente in flusso di coscienza ho pensato di interrompere il resto, ma non succederà mai. Non succederà mai. Altrimenti dovrei fare delle speedrun. Non vale la pena. Ci goderemo la Kingdom Hearts saga. Ogni volta che si può. Anche perché... c'è molto altro che vorrei fare. Le cose più importanti per me sono Sutorima classico. A livello di Switch, ovviamente. Quindi i 3 progetti, le 3 live, le 3 cose. Facciamo una cosa. Ora vi metto un po' di slow, perché altrimenti alla fine...
Ora avete uno slow e posso rispondere a tutti con un minimo di controllo, perché altrimenti senza moderatori alla fine. Primi possibili argomenti per lo spirito dell'influencer. Uno sicuramente JoJo. Solo che devo trovare il momento, il tempo, eccetera. L'anima della scoperta 4 è The Last Guardian, la 5 sarà Sekiro. Discorsi troppo complessi, mentre sono cotto, meglio di no. Non gioco per conto mio a The Witcher Red Dead Redemption 2 per ora, proprio per mancanza di tempo. Per questo ho trovato come scusa il dover creare una bolla con voi per giocarmi Kingdom Hearts. Mi manca il tempo e lo avrò un giorno. In SNM 3.0 inoltrato, il mio obiettivo è avere un giorno libero a settimana. Ma per ora è utopico. Ci voglio arrivare però. Non voglio essere sciocco al punto da non volerlo fare. Ci voglio arrivare. Quando ci sarò arrivato, si giocherà! Evviva! Anche perché, ve lo dico, giocare è importantissimo per il mio lavoro, quindi. One Piece sono anni che non lo leggo. One Piece per me è una molla. È talmente pesante da leggere ed è talmente ridondante nelle sue meccaniche narrative che per arrivare a qualcosa di impattante, di bello, devi essere al cuore di ogni arco. Quindi più o meno ogni 2 anni mi leggo 100 capitoli. Quindi sono più o meno 100 capitoli indietro adesso. Un tipo di autore veramente raro, One Piece, però. Ne riparleremo. Pareri sulla collector della trilogia di Dark Souls da 500 euro. L'unica cosa che mi preprime di quella collector in realtà è che ovviamente un gioco è ovviamente una cosa di lusso, dei giochi non frega un cazzo a nessuno dentro quella collector. Tu la acquisti per collezionismo, però dalle foto quella statua non vale questo costo. Cioè, il libro è incredibile, però è un libro quanto può costare? 60 euro? Una cosa così bella, massiccia. Quindi, in realtà, quella statua sembra molto simile a quella di Dark Souls 2. Quindi, qualità abbastanza bassa. Non so se me la manderanno. Nel caso vi farò delle foto anche per capire meglio. Però è un peccato che la statua sembri fatta non da 500 euro, perché hanno monetizzato molto i giochi, magari sono 40 euro l'uno, per dire. E in una collection come questa, oggigiorno, col digitale, i giochi non sarebbero dovuti essere così monetizzabili, ecco, mettiamo così. Wow, la faccenda Metro Exodus su Epic Store è roba da effigie delle news. Peccato perché in realtà la mossa di Epic inizialmente era qualcosa di estremamente interessante, riuscire a creare competizione. I giocatori PC sono tutti isterici, giustamente. I giocatori sono isterici, quindi non l'hanno presa bene a priori all'inizio, però appena l'hanno presa male, facendo delle cose molto sciocche,
come di solito non dovrebbe accadere, ma recentemente accade in continuazione, Epic ha fatto la testa di cazzo. Ha fatto una figura di merda. La scelta di Epic è vittimista, ricattatoria, capricciosa e controproducente. Quindi, cazzi loro adesso. Radioattivi. Vedete, appunto, nell'effigie vi spiegherei anche cosa ha fatto. Epic ha reso esclusiva Metro Exodus sul suo store e contemporaneamente, quando c'è stato un backlash per questa decisione, bla bla bla, ci sono molti dettagli che purtroppo non vi sto adesso andando a descrivere, però, long story short, quello che è successo è che ha minacciato con vittimismo della serie: perché ci fate questo? Guardate che se continuate così a boicottarci soltanto perché vogliamo il nostro store, vogliamo avere una possibilità di essere competitivi, eccetera, noi non faremo più uscire i Metro su PC. Non si fa. Non si fa. Non si. Non si fa, non funziona così, tanto che probabilmente purtroppo sarà un cratere questo metro. Mea culpa, nel caso ho detto qualche dato sbagliato, perdonatemi. Controllo per essere sicuro. Perché? Non si sa mai, appunto, non sono ancora in periodo effigie delle news, quindi, specialmente in questi giorni, non ci sto molto con i dati precisi. Fatemi vedere un secondo momento. Ci sono, eh? Ok. Esatto, ragazzo, hai ragione. Grazie della dritta. L'Epic è lo store, ma i developer sono 4Games. 4A Games. Get your shit right, Mike. Eh no, con Giorgio sono rimasto alla fine della terza. Infatti, il video voglio farlo blind della quarta, e poi vedremo di proseguire. L'anima della determinazione sarà uno dei progetti che piano piano inizierà quest'anno. Nel 2019, quando inizierà SNM 3.0, quello che accadrà, scusate se tengo gli occhi un po' chiusi, ma mi fa bene. Ci sarà una forte preponderanza di effigi che andranno a equilibrare le anime. Però inizialmente e successivamente, molto lentamente quest'anno, andranno avanti anche le anime, ossia comincerà a esistere l'anima della determinazione. Sì, ci sarà l'anima dei Lilin che prosegue e poi l'anima oscura 3, però molto piano, perché attualmente in realtà devo ancora decidere come gestire la cosa, perché quando comincia l'anima oscura 3 vorrei che avesse un certo ritmo. Quindi potrei anche fare degli episodi di nascosto e tenerli da parte per pubblicarli poi con un certo tipo di backup, come ho fatto, come feci in realtà con la prima. Sto cercando, in realtà, in questi video mi piacerebbe moltissimo trovare domande a cui rispondere in maniera più prolissa, no? Perché magari botta e risposta possono sembrare un po' brutti da rivedere, da in qualche modo salvare o ricordare. Però sappiate questo, fatemi tutte le domande che volete anche di questo tipo, così le possiamo smarcare. Per esempio, che ne pensi di Jump Force? È una cosa buttata nella marmaglia del genere, per ora non mi dice niente di particolare, però penso che possa essere divertente. Ma non aspettatevi che io possa dire di esserne sorpreso. Dovrei provarlo.
Però mi sembra abbastanza. Cioè, è molto più interessante un Fighters piuttosto che un Jump Force oggigiorno. Perché di Jump Force ce ne sono stati e ce ne saranno sempre. È una bella idea la collaborazione. È una bella idea. Il modo in cui così tante IP diverse si sono unite grazie alla Real Engine, grazie a quello che è stato con Shonen Jump. Però contemporaneamente. E la serata anime. È vero, per parlare di anime, ma io vorrei un giorno scoprire se c'è il modo anche di poterli vedere insieme. Secondo me ci ammazzano, però. Stai sottovalutando Kingdom Hearts. Non. Aspettati che se ti spoilerano qualcosa potresti rovinartela, fidati. Infatti non voglio che mi spoilerino gli eventi. Sto parlando del contesto, che è probabilmente scritto così male e così contorto, che non è un caso che la narrativa sia esattamente stata dovuta. L'hanno dovuta inserire in talmente tante collection per far sì che un giocatore riuscisse a raccapezzarsi solo sulle basi. È indifendibile l'epopea che ha avuto a livello sceneggiativo Kingdom Hearts, però non lo sto sottovalutando, ho una gran voglia di immergermici. Più che altro non lo sopravvaluto, mettiamola così. Ma non vedo l'ora. Vedremo. Io comunque Kingdom Hearts 1 e 2 li ho platinati alla grande, però ero in un'altra epoca. Un giorno, quando non avrò la febbre, quando non avrò la febbre, parleremo di pirateria. Promesso. Posso giudicare la sceneggiatura di Kingdom Hearts avendo giocato soltanto i primi due, perché giocare due capitoli non significa essere ciechi a tutto quello che è la produzione successiva e aver visto svariati video di riassunto e aver cercato di capire qualcosa e aver visto come è scritto Kingdom Hearts 2. Basta vedere come è scritto Kingdom Hearts 2 per capire che la sceneggiatura dei successivi non può che essere tragica. Sarò entusiasta di ricredermi? Non credo accadrà. Ma questo non significa che non stiamo parlando di una delle opere più preziose di questa generazione. Grazie anche a quello che è riuscito a fare, e non lo dico per fare una battuta, ai cuori. È vero, c'è la domanda. Ci sono un sacco di domande interessanti che avevo anche accennato. Non mi ricordo qual era la domanda su Yentai. Ci ho fatto un episodio dello Spirito del Falò, vi ricordate? Cos'è la serata anime di Froze? Fatemi capire. Cioè lui mette fisicamente un video? Non credo. Mostra solo i sottotitoli. Quindi lui mostra i sottotitoli col minutaggio e voi tramite Crunchyroll o comunque chi lo segue può vederlo insieme a lui. Fico. Non è male. Potrebbe funzionare. Potrebbe funzionare davvero. Cosa ne penso di Bleach? Mi chiedete. Questa è la classica domanda a cui potrei rispondere da ubriaco. Di febbre come sono. Però
Però se vi devo raccontare di Bleach, dovete essere d'accordo. Certo che ho usato Avid! Ma scherzi! Ho sputato l'anima su Avid! Allora, ragazzi, diciamo che... Allora, non scoraggiatevi mai, ascoltatemi sempre. Per esempio, c'è un ragazzo che ha fatto una domanda bellissima. Me la sono messa da parte, ero pronto a rispondere, però poi mi cala la stanchezza a causa della febbricitanza. Però chiedo a questo ragazzo e a chiunque vuole farmi delle domande, anche usa e getta, della serie, ma farai questo? Non limitatevi mai. Vi leggo, o se non vi leggo, ripetetelo. Però c'è un ragazzo che ha fatto una domanda bellissima nei confronti, ma quando ti è mai capitato di vedere un content creator e dire, cavolo, questo tipo è bravissimo, questa cosa non riuscirei mai a farla io, no? Immagino che non parlasse di gameplay, perché quello penso che valga per tutti. Se si va a vedere un certo tipo di top speedrunner, fai, porca puttana che maestro in questo titolo, wow, per fare una cosa del genere o non ci riuscirei mai o dovrei avere veramente le stesse ore, molto di più magari, di quelle che lui ha investito sul lavoro di questo progetto. Però contemporaneamente ci sarebbe così tanto da dire, vorrei talmente tanto approfondire che mentre sono così cotto non conviene. Però nel mentre vi chiedo di non arrendervi se mi volete fare domande cotte e mangiate. Ci tengo ogni tanto a dare un tema a un talk show, quindi dopo che abbiamo discusso di questi miei annunci e idee, parliamo di Bleach e poi proseguiamo a un altro argomento, certamente. Anzi, vi cercherò di risolvere quanto più possibile piccoli quesiti insieme ai grandi. Parliamo di Bleach. Ah, cazzo... Bell'album, esatto. Allora, Bleach è uno shonen manga. Bleach è uno shonen manga il quale ha fatto parte dei Big Three. Insomma, c'era Naruto, Bleach e One Piece. È passato da quello a essere persino cancellato. Per farvi capire quanto sprofondato sia. Perché mi vedete così, al di là del rincoglionimento? Perché mi vedete così triste a riguardo? Perché, vedete, Bleach, come opera di questo autore, disegnatore, autore completo, ok? Autore a 360 gradi, Tite Kubo, è stata una... E questa è una cosa che penso che pubblicamente non ho mai detto, ma credo che molti di coloro i quali... Questo talk show potrebbe essere importante, no? Adoro l'ubriachezza che può dare una malattia come essere leggermente brilli per poter sbloccare qualche lucchetto di empatia e di condivisione, però io tendenzialmente condivido sempre senza in realtà limiti, nonostante il fatto sia che adesso qui ci tengo a dirvi queste cose un po' speciali, un po' personali. Bleach io l'ho vissuto, l'ho conosciuto per una serie di ragioni che si legano a al racconto che ho fatto nello spirito del Falò 2 episodio 10, però diciamo, non avevo internet, non avevo internet, c'era questa Judy, che mi permetteva di avere dei CD che scriveva con gli anime che scaricava da internet. In Italia Bleach non esisteva assolutamente all'epoca, neanche si nominava, e ho visto Bleach, ho cominciato a vedere questa serie e mi intratteneva.
la trovavo veramente uno shonen interessante. Questo perché? Perché prendeva qualcosa di assolutamente che io stesso, nonostante fossi molto più giovane, avevo comunque già bene o male visto. Sembrava quasi un Dragon Ball più profondo, quando in realtà più profondo non lo è. Poi adesso ci arriviamo. E sembrava prendersi tremendamente sul serio nella sua coerenza. Quando vedevi il protagonista, il quale, no, ottenendo dei poteri a lui sconosciuti, senza un'apparente ragione che nessuno però comprendeva come fosse possibile, fosse accaduto come evento, e a un certo punto veniva in qualche modo a scontrarsi con quello che era la realtà di quei poteri, ossia, cosa intendo? Se tu diventi un dio della morte, il protagonista diventa uno shinigami, un'entità spirituale, o riesce a capire che il suo spirito può separarsi dal corpo, e attraverso quella separazione lo spirito diventare molto più forte della sua forma corporea e carnale, quello che accade è che si scontra con ciò che è il mondo degli spiriti, la Soul Society, la società delle anime. E quando si scopre che giustamente lui è soltanto una piccola sciocca mollica finita in un enorme complotto di entità molto più potenti di lui, lui viene immediatamente distrutto. Viene immediatamente annientato, perché è soltanto un inutile essere finito a toccare cose che non doveva. Per incidente, per un errore colpevole della coprotagonista, che in un momento di debolezza e paura ha dato a lui quei poteri, dividendo i suoi. Ha dato a un corpo, un essere umano normale, il potere di uno spirito. Di uno spirito più potente, no? Di uno spirito divino. Cosa che era assolutamente vietata da fare. Quindi lui è stato annientato. Ma viene salvato dal classico MacGuffin. Viene salvato da questo MacGuffin, il quale scopre il complotto. Questo ragazzo, come tutti i protagonisti shonen, è molto più di ciò che sembra. Sì, è uno spoiler quello che dico in realtà, ma non aspettatevi che io non faccia spoiler. Va bene, non farò spoiler. Ci starò un po' attento. La metterò molto sottile. Ok? Non farò spoiler importanti. Però dai! È finita. Ora. Quello che succede è che io mi sono appassionato da morire a quella che è una... So come finire questo discorso, mi è venuta una bella idea. Dai. A quella che è una ricerca per salvare questa ragazza. Ragazza la quale viene condannata a morte per il suo crimine. Una cosa strana. Una condanna a morte talmente improvvisa e talmente violenta come sentenza che fa mettere in discussione il suo motivo. Perché come sempre in puro stile orientale chi decide è dietro un'ombra, è una sorta di potere forte, il quale però è riconosciuto e ha totale controllo su questa società delle anime. Perché le anime devono stare in equilibrio e quello che sta facendo lei, quello che ha fatto lei, ha rotto quell'equilibrio. Quindi che succede? È possibile che ci sia un complotto dietro? Tutto questo era gestito in tre modi per me all'epoca, e non solo per me, veramente speciali. Il primo, appunto, la durezza, perché il ragazzo era fottuto male. Un po' come Son Goku quando viene sconfitto Radish, ma senza quella leggerezza immediata, perché non ti lasciano molto tempo per capire la gravità di quello che è successo. È semplicemente un combattimento con superpoteri in cui uno si sacrifica per il bene dell'altro. Qui invece è un ragazzo che che subisce un'esecuzione spietata. Punto. Ok? E poi tutto quello che... Seconda cosa, la coerenza. Come, cosa che Dragon Ball ha tantissimo, ma evidenzia poco, come, perché ha poche regole. Dragon Ball nell'originale ha pochissime regole. In un mondo dove di regole ce ne sono moltissime, quindi hai questi spiriti che hanno una loro incarnazione, una loro evocazione nella loro spada. Sto cercando di non fare spoiler. La loro anima ha
un compagno, ha una sorta di spirito guida, di emanazione, di eco, di riflesso, il quale viene incarnato. È il contrario di incarnato, ma insomma, viene sigillato in una lama. Lama che può essere quindi richiamata per prigionare il suo potere originale. Ed ecco che nasce il classico cliché che ha fatto nascere JoJo. JoJo è uno degli anime più importanti, uno dei manga più importanti della storia dell'arte mondiale. Perché ha creato buona parte dei cliché degli shonen. Gli shikai, il richiamo, il nome di queste spade, che si definisce shikai, sono gli stand. Esattamente come sono tante altre cose, come tantissimi altri anime hanno fatto. È pieno zeppo. Prendete un anime shonen, avrete gli stand, in un modo o nell'altro. Quindi che cosa succede? Che tu hai questo momento nel quale dal mondo materiale arrivi al mondo spirituale. E questo cambia tutte le cose, perché degli amici, in puro stile Nakama, in puro stile shonen, vanno a salvare la principessa condannata a morte ingiustamente, perché ha fatto un'opera di bene. E vanno nel mondo degli spiriti, ove però ci sono quelle entità potentissime, che hanno una gerarchia, classica cosa shonen, gerarchia, dai più deboli ai più forti. Però il livello di forza tra l'uno e l'altro è stratosferica e incomprensibile da poter in qualche modo confrontare con i protagonisti. Questo, senza mai fare un passo falso, sconvolgeva un ragazzo che cercava coerenza e non l'ha mai trovata negli shonen, tranne Naruto fino a un certo punto, che era molto meglio di Bleach in quello. Perché Bleach fa come cazzo gli pare in un contesto perfettamente coerente. Naruto era proprio complicato. Ora, la terza cosa è quella personale, di cui non ho mai parlato con nessuno in realtà pubblicamente, e che pochi in realtà anche nel mio privato conoscono, che è molto importante. La terza è l'arte di Bleach, la poesia, la licenza poetica, l'estro artistico di Tite Kubo. E quello nell'anime è presentato attraverso i titoli numerati alla Devil May Cry 3, per dire, sempre diversi, ma che nel manga raggiunge ciò che ha toccato la mia di anima. Ossia, è qualcosa che mi ha, da molto più giovane, fatto nascere... No, nascere è proprio sbagliato. Ha fatto voler sviluppare... C'è qualche ragazzo che ha già indovinato. Bravissimo. Mi ha fatto indovinare, mi ha fatto sviluppare, mi ha fatto voler sviluppare una componente di me. Ossia, i titoli dei capitoli. E come venivano presentati all'interno delle pagine. In quale pagina, quando e come. Se voi andate a leggervi i titoli dei capitoli di Bleach, è arte. Arte della miglior specie per quanto concerne il fumetto. Sono ispirati, legati da un filo narrativo, empatico, creativo, comune. E l'avevo già detto una volta anche qui, vero? Non in live però, chissà. E sono diventati parte di quello che volevo anche io poter creare e sviluppare. Da questo è anche nata parte di quello, cioè, di quello che mi ha portato ad avere le mie nomenclature. Completismo 5. È molto esatto, champagnello. Shampoo, no cisniello. Cisnise. Avete dei nick complicati, ragazzi. Però era qualcosa di per me meraviglioso. Raggiunge dei picchi che sono incredibili. Raggiunge dei picchi che sono incredibili. Cioè, molti titoli sono quelli che da grandi con cuore freddo dici: ma che è sta merda emo? Però in quel contesto erano veramente poesia.
Cioè, quando vai a voler descrivere un'entità che... Ragazzi, non... È veramente roba tosta. E poi, quando raggiunge l'apice, l'apice assoluto, qualcosa che gli shonen fino ad allora avevano fatto, ma non in quel modo, ossia la chiusura incredibile, veramente ben scritta. Bleach e ben scritto non vanno molto d'accordo, eh? Questo per farvi capire che la mia mente critica è sempre abbastanza attenta. Io so distinguere l'amore dall'oggettività, ma era effettivamente molto ben scritto Bleach. Finisce il primo arco e poi succede qualcosa. Perché si va a costruire una seconda serie sugli stessi identici. In qualche modo, input della prima. Esattamente le stesse cose. Con un finale di prima stagione, di prima serie, di primo arco, tra i più importanti della storia dello shonen, ossia il colpo di scena finale è tra le cose più belle mai scritte in uno shonen per ragazzi. Si va a ripetere tutto, quindi principessa rapita da salvare. Ma, questo, io da questo già mi sto distinguendo da chi l'ha odiato immediatamente per il ripetersi, continuo qui, con una coerenza incredibile. Una coerenza magnifica. Tutte le regole che sono state poste inizialmente evolvono. Evolvono con lo stesso tipo di arte di quei titoli. Lo fanno in maniera speciale. Lo fanno in una maniera veramente, veramente proprietaria di Bleach. Quindi, gli spiriti degli umani, i quali, potenziati dal divino, no, sto facendo cose sbagliate, ma facciamo così. Hand of Hypnosis. Praticamente, gli esseri umani, gli spiriti, no? Si distinguono in due forme, quelli umani e quelli invece corrotti. Sempre umani, i quali però non sono ascesi. È tutto parte dell'esoterismo anche reale, no? Il fatto che l'anima si muore, la luce, bla bla bla, insomma, queste cose esoteriche che si cerca disperatamente di trovare per giustificare o scoprire cosa potrebbe mai esserci dopo la nostra fredda corporea vita. Insomma, il mito, il desiderio, il divino, la religione, la fede, tutto ciò che può essere questo, nasce anche dall'esoterismo e si sviluppa nell'esoterismo affinché poi degli autori prendano spunto. Quindi, che cosa succede? Che se diventi uno spirito corrotto, ti chiami Hollow, vacuo, un vuoto. Wink wink, esatto. Quindi che cosa succede? Che tu, a livello artistico, a livello estetico, diventi uno spirito con una maschera, perché nasconde il tuo vero io. Sei qualcun altro, sei qualcosa che è stato corrotto e all'interno del tuo petto c'è un buco, un foro, che vuole sostituire la presenza del cuore. È una cosa. Quindi che succede? Che a causa di quella coerenza si va a cercare una scusa per aumentare il power level e lo si fa in una delle maniere più acute che io abbia mai visto in uno shonen. Sicuramente più acuto di quello che ho visto di fare in Naruto Shippuden. In questo, davvero, per favore. Non trovo ci siano molti paralleli. Ossia... Sto leggendo ogni tanto qualche commento. A livello scientifico, spirituale, l'equilibrio delle anime è tra Hollow e Shinigami, luce e oscurità, ma sono due aghi limitati dal loro stesso essere, perché si scopre che se un Hollow prova anche solo a strapparsi quella maschera, cercando di diventare uno Shinigami, quindi uno spirito puro, senza esserne ucciso, e lo si può fare solo in certi modi assurdi, assurdi, diventa più forte perché supera un livello. È come il Super Saiyan. Ragazzi, è qui. È sempre la stessa roba. Semplicemente posta in un certo modo. E per farvi capire l'artisticità di Kubo, che può essere banalissima, ma funziona, specialmente per un ragazzo, questa entità si chiama Arrancar. E per uno che conosce lo spagnolo, sorpresa, è il verbo arrancar, ossia aggrapparsi, ok? È una sorta di strisciare, di arrancar, no? E
Questo vale anche per gli Shinigami, i quali possono corrompersi volontariamente per ottenere una maschera. Questa è una cosa estremamente complessa da fare e viene resa talmente difficile che trovare uno o l'altro diventa quasi un evento. Come trovare Broly, per esempio, no? Cose del genere. Mi soffio il naso. Povero me, fatemi togliere. Sì, inizio. Inizio in spagnolo, non aggrapparsi. Oh, mi sono corretto una cosa che mi portavo dalla mia adolescenza. Non ho mai cercato perché sapevo parlare spagnolo, ma poi l'ho perso. E quando ho letto Bleach, quando ho riletto Bleach, mi ero fomentato, ma ok. Ed è, comunque si lega a questo discorso. Grazie per il fix. Vedete, il bello di Twitch è anche questo. Però insomma, long story short adesso, quello che si va a creare è una storia eccezionalmente semplice, in cui non succede quasi nulla, ma che viene presentata con un pathos pazzesco e dei livelli di potenza talmente esagerati che ti chiedi come andrà a finire. E ogni sfida diventa un'opera in cui leggere quelle pagine è incredibile. Personaggi che un tempo erano imbattibili vengono presentati come in grave pericolo, con delle motivazioni serie. E ogni combattimento va a giocare su un mistero che si protrae per anni senza mai sembrare tirato, ossia... Esiste lo Shikai, la forma spirituale dell'arma, ma anche il Bankai, che è in realtà l'assenza di bisogno di separare, no? La tua evocazione da te stesso per non doverne subire il peso, bensì diventare tutt'uno con la vera forma della tua anima, quella che è il nome completo della tua spiritualità. Mettiamola così, è una cosa un po'... Quindi... Ci sono personaggi che non mostrano mai lo Shikai, personaggi che hanno un Bankai che è segreto, troppo forte, troppo pericoloso, mostruoso, e tu non sai mai quando questo uscirà fuori. Ci sono delle regole su queste spade, ci sono delle regole su come funzionano, ci sono delle regole su come non funzionano, ci sono delle regole su come non dovrebbero essere usate, create, composte, affrontate, discusse. E tutto nasce intorno a una scheggia impazzita, un artefatto apparentemente senziente. Talmente potente in grado da rompere i limiti fra Shinigami e Hollow e quindi permettere a un'entità di diventare un vero dio. È una roba pazzesca, se viene letta in un certo ritmo è incredibile, ci sono dei combattimenti che tolgono il fiato e nell'animazione hanno una loro personalità. Perfetto. Ora si potrebbero discutere cose interessanti a riguardo, ma non lo farò perché altrimenti alla fine... Si arriva all'apice, l'apice che un ragazzo aspetta per veramente un decennio praticamente. Tu ci cresci, ok? Con gli shonen si cresce come si cresce con alcune serie. Questo apice raggiunge un picco in cui tu, da adulto, da giovane, da ragazzone, cominci a capire delle cose e tutto torna. Per quanto siano ovviamente, palesemente letti da un adulto, tutti i retcon, sono retcon fatti ad arte, sono retcon che ti fanno in qualche modo percepire, se avete letto Bakuman capirete come si fanno i retcon in un manga, e lì è reso anche in maniera scenica, ma insomma è così, e succede qualcosa, che un personaggio fa il classico ruolo di quello che sono gli Ocelot nei Metal Gear Solid, no? Gli Ocelot delle storie. E quel momento è l'apice di Bleach. È una delle scene, sia nell'anime sia nel manga, più incredibili che io abbia mai letto in uno shonen. Quello che fa quel personaggio è l'arte dello scrivere qualcosa che dura da così tanto tempo.
E da lì va tutto in vacca. Ma va in vacca male. Male, male, male. Perché l'autore, per qualche ragione, si è voluto ispirare a una leggenda. Non mi ricordo di quale religione, ma una religione, non dica cose casuali, ma insomma, un mito. Lo ha copiato troppo alla lettera. E visto che già da un tempo in realtà non stava scrivendo nulla, praticamente aveva l'idea originale, l'ha espansa per anni, nel momento nel quale ha dovuto scrivere qualcosa, è andato tutto in vacca. Da quel momento in poi, dal momento nel quale l'azione di quel personaggio non ha un effetto, la coerenza crolla su se stessa. In altre parole, l'antagonista supremo, un'entità potentissima che trascende qualunque forma di power level di Bleach, viene effettivamente ucciso. In maniera incredibile, intelligente, acuta, preparata. Da un secolo. E in quel momento, io penso che chiunque abbia letto Bleach e abbia un minimo di coerenza, di amore per la coerenza, e di, penso anche, senno, di saper scrivere, avrebbe fatto accadere una cosa. Se l'autore avesse voluto seguire la leggenda del drago a 16 teste, è una leggenda religiosa di un culto, non mi ricordo quale, però esiste, perché si è ispirato uno a uno, le scene sono quelle. Cosa succede? Che tu, questo antagonista, visto che è posseduto, no appunto, è possiede nel suo corpo questo artefatto che lo rende trascendentale, una volta che viene ucciso, nell'anima e nel manga, in realtà non muore, diventa sempre più forte, diventa il classico cattivo, senza stupido, senza alcun tipo di logica, che vuole sempre diventare più forte, e nei successivi 5-6 capitoli cade tutto in una banalità, in una stupidità, che per dare al protagonista abbastanza forza per poterlo sconfiggere, distrugge tutte le regole che Bleach ha costruito fino ad allora, senza dare una giustificazione, senza darla. Quindi è ovvio che l'antagonista sarebbe dovuto morire e la sua resurrezione essere ottenuta dall'artefatto il quale senziente prendeva controllo di quel corpo divino. È ovvio, anche perché poi nell'anime e nel manga questo antagonista viene divorato da questo artefatto, ma rimane lui. Quindi è proprio una dicotomia tra quello che dovrebbe essere e quello che invece ha scritto questo strano artista il quale ha dimenticato come si scrive, o forse non l'ha mai saputo. E ha avuto molta fortuna grazie anche al suo estro artistico. Quindi insomma ci sono delle troiate cosmiche, e nel momento nel quale questo arco finisce è finito Bleach, perché i successivi anni di pubblicazione sono un ripetersi della stessa cosa male, senza più coerenza, sputando su tutto il passato, inventando cose che non hanno mai avuto senso, e ovviamente è stato persino cancellato a causa della sua incoerenza, di mancanza di interesse. Appena finito quell'arco, che è finito male, si è autodistrutto su se stesso, tutto quello che poteva essere la stima per il creativo, la stima per quella coerenza, la stima per quella poesia, diventa intolleranza, fastidio e in qualche modo presa di coscienza che hanno fatto una cagata. Un giorno, quando riprenderemo il discorso, vi dirò questi dettagli quali sono e bla bla bla, però almeno un racconto ve l'ho fatto un pochino su cosa ha fottuto Bleach e perché ho venduto tutti i volumi fino a un certo numero. No, voglio vendere tutti i volumi fino a un certo numero. Naruto ho venduto tutti i volumi fino al 28 o 27. Per poterti di rispondere quale saga preferita di One Piece ho, dovrei rileggere One Piece. Dovrei pensarci un po', Visfuror. Celeste non l'ho giocato, purtroppo. Fullmetal Alchemist è inutile che mi metta a fare un altro discorso di mezz'ora, ma è semplicemente uno dei tre migliori shonen nella storia del fumetto giapponese. Cioè non c'è paragone. Podio.
Sì, certo, Orion ovviamente avrà un'anima, al solito. Steins;Gate non è uno shonen, però è molto vicino a esserlo come stile. È meraviglioso. È meraviglioso. Insieme a quali sono gli altri sul podio? Uno è sicuramente Berserk, però non ho mai letto Hunter x Hunter, quindi non posso parlare. So che è valutato in maniera molto seria, ma è una lacuna. Ho visto Kill la Kill, un anime che comincia. È un anime senza sviluppo. È un anime che ha delle bellissime idee, ma è costantemente mediocre. Una me mediocre nella sua media molto alta, ma piatto, piatto, piatto. Non fa mai nulla di interessante. Mai. Ed è un peccato. Ho parlato molto di anime stasera. Sì, è un capolavoro. Sicuro. Ah, non capisci niente. Io bestemmio in chat, sicuramente. Farà sentire la tua voce, definire Kill la Kill un capolavoro e bestemmiare. Che critico. My Hero Academia. Cavolo, sto parlando tutto di anime, ma mannaggia. Sì, no, infatti. Mediocre si intende come poco distinto, in effetti. Io mi riferisco a Kill la Kill come mediocre rispetto a se stesso, non so se capite cosa intendo. È un anime animato a livello altissimo, con l'idea degli abiti geniale, ma che comincia da un punto e arriva allo stesso punto, facendo dei trope tutti uguali, senza mai avere uno sprint, uno sviluppo, un'evoluzione, una sua crescita. Parte ad A ed arriva ad A. Quello è il problema. Non... Gurren Lagann sviluppa Kill la Kill, no. Mettiamola così. In realtà mi diverte molto poter parlare di anime e approfondire, però in effetti, visto che siamo quasi in chiusura, posso concedere qualche altra domanda? Poi magari qualche talk show più legato agli anime, ma finirebbe in fretta, perché purtroppo è tantissimo tempo che non guardo anime. Ho visto purtroppo Darling in the Franxx, che parte benissimo, poi crolla, poi fa vedere che ha le palle. E poi implode, diventa una cazzata cosmica, Vicious Trigger. Però solo questo, JoJo e Darling. A parte Shingeki, che però sto leggendo. Eh sì, Shingeki se riesce a finire con questa ancora livello di scrittura e perfezione di quello che è il contesto, diventa assolutamente parte di un podio. Però non proprio il classico degli shonen, perché certe cose vira sul seinen. Per quanto è uno shonen e merita di essere tale. La mail la controllo quanto più spesso possibile. Devo recuperarlo, Twin Peaks, ne vidi solo una parte. Vabbè, Cowboy Bebop è una scheggia bianca, no? Del carbone. È una cosa molto particolare. È un'opera di un'identità, Cowboy Bebop è quadrato. È una scatola preziosa.
no. Fatemi controllare. Un ragazzo mi dà un appunto. Io non metto in dubbio. C'è un ragazzo che mi ha detto che Berserk non è ufficialmente uno shonen. E infatti è un seinen. Figata, questo mi aiuta moltissimo a... Io non sono ovviamente un esperto di manga e anime. Ci mancherebbe altro, ne sono soltanto appassionato. Berserk è un seinen. Figata, grazie. Grazie di correggermi. Mi aiuta moltissimo questo a liberare il podio da un posto, da una persona. Grazie. Ottimo. E mi sono perso la donazione di Carlo, CCS. Grazie, è un dono enorme. Wow. Sì, sono target, non genere. Sì, no, ci mancherebbe altro. Questo è, però è vero, è una misconception comune. L'ho superata da un po'. One Piece mi piace, ma stucca molto facilmente. Cioè, adoro vedere che prosegue, adoro capire che ci sono delle cose che stanno funzionando all'interno della narrativa. Mi piace vedere come sia coerente con se stesso, ma contemporaneamente rischia di perdersi in un riuscire ad essere talmente bello, grazie all'emotività che si costruisce intorno ai personaggi secondari talvolta. Da essere comunque godibile e unico, però chiuso in un loop di cose tutte uguali, che però vengono trasformate quel poco che basta, no? Però ha dei picchi che raramente si sono visti nel mercato. Persona 5 è pesante però in live. Anche se si arriverà a tutto. L'ambizione in One Piece è Lucky, giusto? Non trovo che Lucky abbia difettato One Piece. Mi sembra un'interessante chicca di power level, esattamente come il Bankai, esattamente come gli Arrancar e i Wizard. No, no, è una buona no, Lucky è una buona idea. L'ho gradita. Sì, ha pro e contro, però poteva andare molto peggio. Cioè, il miglior power up che ho visto di One Piece è ovviamente lo scopo di imparare a usare argutamente il proprio frutto affinché certe abilità siano naturali, no? Come appunto quello che riesce a fare con il Gear, che sembra una cazzata ed è una cazzata ovviamente, però è un trucco utile, no? Ho imparato perché si può in effetti fare questo, no? Quindi funziona. Così come anche dei frutti stupidi possono diventare molto più forti se si riesce a trovare il trucco per usarli bene. Questa è una cosa figa. Lucky funziona, Lucky mi piace in realtà. È un ottimo... Rompiamo le barriere. Che si è inserito non benissimo, ne sapete più di me. Io non posso dire, no, è inserito benissimo pure, avete ragione. Qui casco io un po'. Nioh 2 non si sa nulla, ragazzi. Io sono molto intrigato dal fatto che probabilmente gli spiriti saranno trasformazioni stavolta. Di Code Geass ne ho parlato tante volte. Code Geass è l'esempio lampante del dover saper distinguere. Vabbè, Gil Clown è praticamente il mio personaggio preferito, ma.
dei cazzoni, ovviamente. Però Code Geass è l'esempio lampante del saper distinguere amore da oggettività. Amo Code Geass. Sono una persona che ama la teatralità e il modo in cui Code Geass riesce a estrarla all'interno, cioè dal suo scopo, a inserirla in quel contesto, è magnifico. Ma raramente ho visto una cosa che si prende così sul serio ed è scritta così male. È scritta veramente male. Cioè, è proprio una merda. La scrittura di Code Geass è proprio scritto di merda. È proprio una troia, proprio stupido. Cioè, personaggi stupidi che fanno cose stupide. Che non... È stupido, è tutto stupido. Però è bellissimo. Lo amo. Però è proprio scritto male. E che domande fighe. Personaggio degli anime manga scritto meglio secondo me. La risposta è probabilmente non posso dirvela perché non ho letto abbastanza. Però è interessante. Mi piace. È il fatto che si creano molti, molti argomenti diversi. Grazie per i bits. Adesso devo aprire a vedere chi è. Assolutamente. Secondo me la cosa migliore. Grazie, Forced. Grazie. Quello che posso dirvi è questo. No, no, non Itachi, no. No, mi spiace. Non troverete un personaggio del genere in quella classifica in Naruto. Per quanto Naruto abbia molto, molto, molto. Per esempio, volete sapere una cosa? Vi dico una cosa perché poi sembra che povero Naruto. Povero Naruto, adesso vi faccio vedere una cosa. Comunque, ditemi, piuttosto che dedicare una serata, non ho mai letto né conosco Death Parade, però prendo atto. Praticamente, secondo me la cosa migliore è distinguere parti della serata, no? Anime, videogiochi, domande random, domande dirette, approfondimenti, perché così ci sarà. Però, a proposito di Naruto, no? Io c'è molto a cui voler bene in Naruto. Che webbone, sì. Sì. C'era una cosa che volevo dire su Naruto. Ah, sì, una cosa positiva su Naruto. Nell'animazione, negli anime, nell'anime, tra le scene di combattimento meglio girate della storia dell'animazione giapponese, Shonen. Proprio di regia totale, musica, motivo, gestione del combattimento, eccetera. No, 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 no. Mi avete preso al contrario. Penso che quella contro Pain sia una delle battaglie peggiori mai fatte. Io mi riferisco a Kakashi contro Obito, per esempio. A Naruto contro Sasuke in chiusura. Ah, siete ironici! Ok. Ok. Bello omunculus, cazzo. Pesante, pesante. Luffy versus Rob Lucci è molto bello come combattimento. Credo, l'ho letto penso 6 anni fa. Però mi ricordo che mi piacque. Suda 51 è un meraviglioso pazzo, una persona da rispettare fino all'anima. È uno dei combattimenti migliori che si possono anche solo immaginare, sia per build up, sia per significato, sia per quello che è l'essere umano come entità. È Rock Lee vs Gaara, ovviamente. Sì, Orion, certo, no, vabbè, oh, sì, è.
Pesca la carta. 20th Century Boy non l'ho mai finito, ma mi intrigava da morire. Cosa ne penso di Naruto? Dovrei fare un racconto come con Bleach. La prossima volta. O la prossima succede. Insomma. Porca miseria. Quanta roba. Guy vs. Madara mi ha fatto solo incazzare. È una cacata. Perché fa parte di quell'incoerenza alla Bleach. Roba che non ha senso. Vedo che siete molto interessati su domande anime, manga, eccetera. Siete questo target di persone che leggono comunque questi fumetti, eccetera. E voglio dare lo spazio a tutti. Monster, quello è uno dei capolavori, mettiamola così. Ma contemporaneamente, cosa ne penso di My Hero Academia? Potrebbe essere interessante. Perché lo vedo un po'. Mi sta preoccupando adesso, in realtà. Monogatari è come Kingdom Hearts. L'ho cominciato, però poi purtroppo l'ho dovuto perdere di vista e adesso è diventato bello complesso. Poi ha delle idee che mi intrigano, ma che devo capire. Devo approfondirlo e prenderlo molto sul serio per poterlo apprezzare. Tutti weeb. Allora. Mike, hai una waifu? Dipende cosa si intende per waifu. Inteso come gergo weabuno, ovviamente. Però, questa è una domanda che vi invito a tenere, perché di solito sono quelle cose che si risponde con una battuta, no? Ma che Asuka, ma per favore. Asuka ha bisogno di un daddy e basta. In realtà. E questa è la classica domanda alla quale si risponde con una battuta scema. Se ve lo ricordate, vi darò una risposta seria. E penso che sarà molto importante. Però purtroppo devo per ora finire il talk show, perché è un'ora e mezza che sto qua e potrei morire. Ho raggiunto il limite della sopportazione febbrile. C'è GTO, Great Teacher Onizuka. Sapete che Onizuka ha 22 anni? Cazzo, è un ragazzino, Onizuka. Dolore. Che dolore. E volevo finire il discorso e la live con un mio anime music video, però semplicemente vi vado la prossima volta vi farò vedere qualcosa. Annuncio questo, così ne parliamo poi. E mutano tutto il video. No, la risposta alla domanda sul personaggio arriverà in futuro. La prossima volta. Io spero di non aver monopolizzato troppo la live con un paio di domande, ma mi fa piacere avere una domanda estesa ogni tanto. Avremo modo di rispondere anche a tutti gli altri, anche non nei confronti di anime e manga, perché ovviamente i talk show sono universali. Sono felice di avervi detto i miei progetti, eccetera. Insomma, la faranno. La Dote Rovash sarà post-post. Alla prossima live finita, nel senso Resident Evil 2, dopo Resident Evil 2. Se non hai Speedwagon come waifu, non sei un fan di JoJo. Ma su Iceborne ne ho parlato più volte in realtà, in qualche diretta, su altre interviste, ma ne riparleremo. Prossima volta si parla di nuovo, si parte ovviamente con i videogiochi in maniera più, perché comunque è casa, e poi vediamo. Ah, vado ragazzi, sono cotto come una pera. Alla prossima. Ci recuperiamo, eh. Ci
Ci aggiorniamo con tutte le domande a cui non ho risposto perché lo sapete, mi dispiace sempre. Quindi grazie a tutti. Comunque, Forset, Carlo, grazie di cuore, veramente. Grazie a voi che ci siete stati tanti bellissimi. Mi dispiace a chiunque non abbia dato risposta, ma ce la farò. Ce la farò. Alla prossima.